Signori, eccoci qua con un nuovissimo unboxing di un acquisto che ho fatto esattamente oggi a Milano, che voi avete visto il video ieri, che era domenica, e oggi è lunedì per voi, per me no, ecco, per me è ancora sabato. Oggi andiamo ad aprire una cosa che ho fatto vedere su Instagram, principalmente nelle stories, quindi andatemi a seguire su Instagram, importantissimo. Forse i più attenti avranno già capito, ma nel dubbio io direi di iniziare ad aprire. Molto molto bene, abbiamo le nostre amatissime forbici e andiamo. Ah, finalmente ragazzi, è tutt'oggi che aspetto questo malsano momento di aprire questa cosa. E voilà! Voi non avete idea di quanto io sia contento in questo momento di aver fatto questo maledettissimo acquisto. Sì, è una katana, per chi non avesse capito. È una katana molto particolare, ok? Adesso noi andiamo a sbustare e vediamo se qualcuno lo capisce. Io non l'avevo ancora toccata effettivamente questa spada. Minchia! Porca puttana! Mamma mia, ragazzi, che bella! Ve la faccio vedere meglio, va? C'è il mega close-up dal letto. Questa è la fodera della spada, con questo fantastic filone qua, gigantesco, bellone. Ed eccola qua, mamma mia. Allora, in questo momento sono contento alla massima potenza. Aspetta, non vi ho ancora fatto vedere il dettaglio migliore di questa katana, effettivamente. Ma guardate che bellezza, veramente veramente figa. Allora vediamo se i più attenti avranno indovinato. Eh sì, la mettevo al contrario. Vediamo se i più acculturati hanno azzeccato. Questa signora è la spada di Vergeer di Devil May Cry, un bellissimo gioco hack and slash, veramente uno dei miei giochi preferiti per giunta, e quindi ho dovuto prendere la spada del mio personaggio preferito alla fin fine, che è Vergeer appunto. Sì, ci ho giocato una vita quel cazzo di giochi di Devil May Cry, più che altro il quinto, l'ultimo, e infatti dove poi quando è uscito il DLC di Vergeer ho ripreso il gioco e ho giocato come un figlio di puttana e mi sono imparato le combo, perché amo da matti quel personaggio, perché è fighissimo, niente da dire. È forse uno dei pochi personaggi effettivamente che mi piacciono, che sono di colore blu, di vestiti. Per me è blu, sinceramente anche no. E questa è la sua spada, la Yamato, neanche a dirlo. Io sono estasiato. E quindi che dire, ragazzuoli, io là sopra ho anche un'altra spada che adesso vi faccio vedere, se riesco. Tesa, da Dio. Adesso è un po' impolverata, ma questa va bene, mi faccio neanche close up, perché alla fine è così. Questa è la katana di Ichigo, di Bleach. E questa è la katana tutta nera. Questa qua l'ho presa da Games Week a Milano, appunto. Appena l'ho vista l'ho dovuta prendere anche questa, perché io amo Bleach, e proprio la spada che è bellissima, mi piace troppo, nero così, proprio cattivissima come katana. E oggi al negozio a Milano in cui ho preso questa katana, che si chiama Mondo Naruto, una roba del genere, adesso non mi ricordo, negozio dico, ho trovato la versione di questa katana così come adesso e la versione più lunga, perché la versione originale di questa katana di Ichigo è che appunto è molto più lunga, e questa è solamente la versione piccola, molto basic, ecco. Speriamo che YouTube non mi banni il video per le katane, mi incazzerei molto perché non sono neanche affilate, magari fossero affilate. Quindi niente, queste sono adesso le mie due katane. Direi che ci siamo, anzi facciamo una cosa, eccoci qua, ora posso affettarvi tutti letteralmente, ho detto di nuovo letteralmente. Ragazzi, io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video, ok? Passate una bella giornata, vi voglio bene, ciao!